Amici codisti, bentornati alla Race to Hell 2024. Tantissimi gli iscritti italiani quest'anno a questa particolarissima manifestazione e quindi noi di Racing Republic gli abbiamo dedicato una sezione speciale The Italian Job. Il gruppo Quad Brescia è venuto con la Race to Hell e ovviamente non poteva mancare in gara il presidente. Ciao presidente! Ciao, ciao Filippo! Allora, Bruno Tonni, presidente del Gruppo Quad Brescia, e stavo guardando il vostro layout, insomma, siete venuti giù armati qui alla Race 2L. Eh? Ci siamo organizzati abbastanza bene. Eh, il nostro Andrea che ha un po' organizzato il tutto, ci siamo organizzati anche con l'officina di Guard of Road, appunto, perché come vedete dietro eh, stanno lavorando anche adesso. Sì, e la Race 2 il giorno dopo giorno, ci sono sempre dei, dei piccoli e piccoli, piccoli grandi ritocchi da fare sì. e, perché è una gara comunque abbastanza estrema però quest'anno con la possibilità di fare anche la Cross Country insomma è un po' più light no, la Race Sì, indubbiamente è, non ha quei passaggi estremi del, della Spartan però ci sono dei bei tratti dove che io personalmente da solo non l'avrei mai fatto, cioè affronti veramente delle salite o delle discese, Spaccapietre ad esempio, che è un tratto veramente impegnativo. Eh, qua lo fai e l'adrenalino te lo fa fare. Però diciamo no, che se si fa questo giro, questi doppianelli in compagnia, cioè seguiti o preceduti da un altro quad, ci si aiuta a vicenda, si migliora la velocità e si aumenta la sicurezza. Sicuramente, si sta spesso in coppia perché mi sono trovato anche con un tedesco e ho fatto un bel po' anche questa mattina. Purtroppo, di nuovo, ieri mi si, mi si è strappato un manicotto dell'acqua con un bastone, presumo. Oggi una foratura e quindi ci siamo poi staccati. Però, nonostante tutto, abbiamo un buon passo. Avete un buon passo, vi state divertendo? Allora, presidente, io so che il gruppo Quadbreccia Brescia è molto attivo nel mondo del quadro, allora, raccontaci un po'! Che attività fate, quanti siete, co come si svolge la vostra vita quoddistica? Beh, noi, ehm, il gruppo Quod è nato 11 anni fa ormai, eh, la nostra, il, il nostro impegno maggiore è per il raduno del marmo, che facciamo tutti gli anni. Memoria al Civettini, se Memoria non vado... anni Esatto, bravo. E poi vabbè, ci organizziamo con le nostre uscite, sempre nella, in Lombardia comunque. E poi vabbè, partecipiamo a altri raduni che, però, eh, logicamente non hanno questo, eh, questo, impatto, questo diciamo. impatto, questo qua è molto allora. La Race, è, per il mio caso, che è la prima, una volta che hai capito bene la navigazione, e eh, capisci il ritardo del navigatore, perché quei robi lì, <ride> lì costano un fottio ma hanno sempre quel ritardo. Che devi anticipare tu, capendo quando devi aspettarlo. Eh, viaggi, bene, viaggi bene, poi ti trovi il tuo il passo giusto, senza esagerare, super concentrati perché dietro ogni, ogni cespuglio c'è un ostacolo che è assolutamente da evitare, perché altrimenti butti via tutto. Comunque, bravi voi del gruppo Quad Brescia perché con la vostra attività fate in qualche modo sfruttare questi mezzi che l'abbiamo sempre detto, non sono proprio economici, sono mezzi insomma, eh, abbastanza, abbastanza rilevanti da un punto di vista economico, però permettete a chi si affilia al gruppo quodo o, o venire alle nostre iniziative di sfruttarlo, di goderselo in sicurezza e soprattutto no, senza andare a fare cose fuori legge, visto che sappiamo insomma, che in Italia no, eh, tutte le, 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 le azioni off-road sono un po' viste con l'occhio non proprio benevolo. Certo, noi... Eh... I problemi maggiori per organizzare i nostri eventi sono appunto i permessi. I permessi per fortuna, dalla nostra zona, noi abbiamo, eh, siamo un po' radicati, diciamo ormai. Eh, riusciamo a fare anche della beneficenza, che viene vista di buon occhio. E un'altra cosa molto importante è trasmettere ai nostri soci e comunque chi ci frequenta di non andare mai oltre, non fare quelle cose che vanno poi a ledere tutto il settore. Sei saggio per questo, sei presidente, bravo Bruno, divertiti. Grazie, grazie Filippo. Sempre Gruppo Quad Brescia, Pietro Ferrara, ciao! Ciao ciao a tutti, ciao a tutti! Abbiamo appena avuto il presidente Bruno Toni che è Rookie qui alla Resuella, invece tu? Eh, sei la quarta. Eh certo, io oggi sono andato abbastanza bene. Il primo giro è stato ottimo. Siamo arrivati insieme con Bruno. E il secondo giro purtroppo ho forato, si è tagliata la gomma, ho dovuto fermarmi, poi ho avuto un altro problema col baule dietro che andava via. Niente, dai, va bene però. Abbiamo però, fatto i due giri. Dai. Però dico Pietro, no? tu sei alla quarta Restway, quindi evidentemente a te queste gare piacciono. Guardandovi lì nei boschi si vede la... Cioè è un sacrificio, una fatica enorme, eppure vale, la passione, vale no? La pena, vale la pena, vale la pena perché non è un raduno semplice come tutti gli altri. Fai una gara e c'è proprio quell'adrenalina della gara che vale la pena farla. A chi è che piace andare col cuore? Quad... Ovviamente non bisogna strafare perché dopo si, fa, si rischia di farsi male. Però era un bel evento che spero che diventiamo sempre di più. Bravo, allora, visto che sei così carico e sei un pilota esperto con la race Hell, fai un bel appello ai quaddisti italiani e non per venire quest'altrano qui alla Race 2. Dai ragazzi, convincetevi che ne vale la pena. Fate magari all'inizio la cross country, che è più navigata, più non ci sono dei punti estremi, però ne vale la pena. Dai dai, provate e poi vedrete. Bravo Pietro, bravo, okay, gas! Ciao a tutti, ciao! Un'istituzione qui alla Race 2 well, è Fabio Sauli. Ciao! Ciao! Cioè, non te ne perdi ne innanzitutto una, sei sempre davanti a combattere. L'anno scorso, se non ricordo male, podio. No, top 5. Eh sì, ero. non mi ricordo. Ottavo no, no. comunque è appena arrivato, giornata 2, è appena arrivato, caldo caldo. Giornata dura, come al solito, quella race, eh. Eh, oggi è stata penso la, la tappa più dura che ho mai visto alla race mm, l'ho fatta tutte oggi era tremenda no, lo dice un pilota ragazzi che si è fatto le underwolf su una grande esperienza quindi se tu mi dici che oggi è stata dura non immagino cosa abbiate incontrato lungo il percorso eh, è stata pazzesca c'erano dei punti veramente veramente tosti tosti da morire cioè eh, sinceramente, neanche in Romania ho trovato dei punti come <ride> questi, ti giuro. Beh, abbiamo battuto l'Ande Warfare. Eh. E beh, voglio dire, punti tosti va detto che Fabio corre nella Spartan. Quest'anno ci sono due categorie Spartan e cross-country La Spartan è stata insomma, dedicata ai piloti più esperti, più rocciosi. Quindi è ovvio che tu ti sei iscritto lì. Ecco, tu mi dici, punti delicati, difficili più che Romania, co cosa c'era in questi punti? Cioè, co di cosa si tratta? Mm, diciamo che c'era il, uh, il punto dove si imboccava per uh, il uh, fossato, che c'erano delle pietre alte, eh, c'erano dei dislivelli con delle pietre che... Arrivavi lì, dovevi scendere piano, 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 se no ti cappottavi come niente, le pietre grosse. Quindi tu arrivavi e le ruote non toccavano. E... Allora, noi ti abbiamo seguito in quel tratto. e C'era un pilota italiano che si è voluto ritirare, che dava dei consigli. A un certo punto, lo state vedendo nelle immagini, tu gli hai detto fatti un po' i cavoli. tuoi Allora io glielo ho capito, Fabio. Sera se un momento di nervosismo, in realtà in quei momenti. E ecco. tutti che ti dicono fai questo, fai quell'altro ti, ti sconcentro bravo, in qualche modo bravo, ti deconcentri e perdi di vista il, diciamo la linea da seguire, capito? perché uno quando arriva lì si fa una linea, metto la ruota qui metto la, la ruota lì, poi quando no, gira lì, gira là eh, ti, perdi il filo capito e quindi eh, vai proprio fuori di testa vai anche perché quello che voglio dire io quando si tratta di piloti come Sauli ce n'è qui con esperienza sanno quello che devono fare ecco al massimo forse è meglio dare una mano fisicamente no sì. le parole alla fine tu sai cioè, se ci fossi io magari se mi dico cosa fare è meglio ma a Sauli credo no quindi ti ho visto più come dire Ma e fa basta sì ho detto a Matteo io ho detto eh, basta dai senti allora lo diciamo anche gli altri anni no è comunque un movimento numeroso questo delle gare un po' estreme, no? Per allargarlo ancora di più. Cosa si può fare, Fabio? Ma secondo me come hanno fatto loro a mettere una categoria diciamo un po' più soft, hanno fatto una bella cosa, infatti si vedono i risultati che ci sono più iscritti è un entry level Diciamo così, c'è cioè chi magari inizia e si avvicina e cerca di, di capire come funziona, eccetera, eccetera. Ci sono, ci sono. È vero, categoria propedeutica per far eh, toccare con mano magari ai piloti meno esperti una disciplina come questa, per poi negli anni magari no, salire di, di, di categoria. Senti, io guardavo oggi i vari piloti che si cimentavano, tra cui ovviamente c'eri tu, e vedo. Te, e altri piloti come Paolucci, come Pino Codini, insomma adesso non vogliatemi, non siete più ventenni. Eppure io non so come facciate perché la gente pensa che la difficoltà qui sia superare l'ostacolo, ma qui c'è una fatica fisica orrenda, cioè non è solo scendere e salire sul quad e le salite, le discese dovete vericellare. Cioè come, cioè come fate? Non avete più vent'anni, come fate? Guarda, sinceramente, eh, mia moglie mi dice come cavolo fai? Non lo so, eh, secondo me, tutto è nella testa. O è adrenalina che scorre in quel momento? È una cosa: se una cosa ti piace, eh, la fai senza, senza difficoltà, senza fatica, e quindi questa è una cosa che, che, che mi piace. Quindi, sì, a, a, cerchi sempre di andare avanti, di andare avanti, di andare avanti, perché poi eh, hai visto, eh, ci sei stato, hai visto quello che cavolo era, cioè oggi. Oh, eh, ragazzi, io sono stanco di aver fatto dei pezzi a piedi, cioè questo che sto dicendo, voi vi fate chilometri, la tensione, no, ma togli una cosità, lunedì arrivi a casa, cioè quanto ci metti fisicamente a recuperare lo sforzo di quattro giorni dalla Race 2 eh, ci vuole due o tre giorni ci vogliono. Ma ne pensavo peso, <ride> no, no, no. recuperi anche veloce. Sì, sì, ci vogliono due o tre giorni. E allora bravo Fabio Sauli, bravo a Fabio Sauli, che anche quest'anno è qui la Restwell e credo che andrai poi anche in Romania. Tu. Insomma, quello che c'è da fare si fa, no? Perché ce ne sono poche, no, per divertirsi. Sì. sì speriamo, dai, vediamo. È che io ho una diciamo una repulsione. appena fatto una gara. Io non riesco più a prendere il quad no? Sai lo stacco quindi emotivo Sì, no, no, non ci riesco più, cioè proprio lo devo parcheggiare e quindi ne riparleremo Fai un overdose per quattro giorni, poi bam, via Basta, Non riesco poi a, a risalirci proprio Bravo Fabio Sauli, sempre presente a queste gare, bravo Ciao, grazie, ciao Andrea Arrighi, gruppo Quad Brescia, debuttante se non ero Restuel. No, ho sempre fatto con le, l'SSV, quest'anno ci siamo messi in gioco ah col Quad. Certo, certo, sì. Debuttante con i Quad, categoria cross country. Non è ancora finita l'Aristel, stai facendo una grandissima prestazione. No, oggi è andata bene, anche il primo giorno, sempre secondo, Quad va bene, abbiamo spaccato un semi-asse ieri. Piccole cose. Già se lo darei yeah, quasi yeah, un ordine del, giorno. ordine del giorno, hai ragione. Allora, mi dicevano i tuoi colleghi: beh, sì, la Spartan a un livello molto difficoltoso. In realtà, cross country per noi abituati a andare col quad, è aggredibile, Quindi lo consigliavano. Sei dello stesso parere? Sì. Consiglio proprio a tutti: venite a fare la cross country perché mettete in gioco: è bella, scorre, ci sono qualche passaggio, ma. È bella, bella, non è pericolosa come la Spartan, quindi non c'è niente di pericoloso, vi mettete lì, vi divertite e riuscite veramente a capire cosa fa un quad. Allora, visto che tu in queste quattro giorni della Restuel, well stai bazzicando i livelli alti di classifica, li hai visti i tuoi avversari sul tracciato? Cioè hai avuto modo di misurarli? Oh, chi ti chi, 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 chi ha impressionato un po' di più? Oggi avevo davanti le Grand, se non sbaglio. Eh, sì, il francese. Che sono riuscito a superarlo. Bene, sono riuscito a stare lì dietro. E il, il Polaris, che non quello è proprio un, quello è un'altra categoria. Senti rispetto ai side by side con cui tu eri venuto, cosa cambia? Cambia tanto, vero il gara con side by side e quad? Tutta un'altra cosa. Side by side, sei di sicurezza, passeggero. Sei lì con una poltrona, il quad, le braccia ti distruggono, sei sempre in tensione, sei sempre attento a tutto, però è bello, mi è piaciuto. Qual è per il momento il tratto che ti ha messo più in difficoltà di questa Race to well? Ah, beh, spaccando pietra alto di oggi, <ride> solito, con i gradini lì, anche se io l'esperienza l'avete vista che all'inizio io me la ricordavo. No, ma devo dire che purtroppo le immagini sia video che foto non rendono mai né le pendenze né l'altezza di questi ostacoli la viscidità perché poi c'è tutto un no, è tutto una miscellanea di ingredienti siete veramente bravi perché ci vuole sangue freddo uno si, può, si potrebbe no, lasciare trascinare un attimo il meteo ci ha graziato oggi domani mi sa che non ci grazia invece domani ci sarà da ridere sarebbe bello no debuttare nella categoria quad e centrare un bel risultato sì, quello sì speriamo dai per adesso Secondi, ci siamo, vediamo dai. Bravo, Andrea. Grazie. Immancabile ogni anno, Pino, codino di legge, ciao. Pino. Ciao, ciao, amico. Che tra l'altro dovete sapere, adesso siamo in piena Race 2 L, well, insomma, compie anche gli anni in questi giorni, cioè quindi, quale cosa migliore di festeggiare il compleanno alla Race 2 L? Well? Hai capito, molto bravo. Domani faccio il 6.3. 63.000 km, che sono tanti. Eh. Hai fatto la revisione, Pino? Ha fatto tutto, però si sentono, il motore come se fosse un po' spompato. Allora, in realtà, cenavo questo argomento di cui ti sto per, di, che sto per dire con Sauli: no? ci sono tanti giovani alla Restuelle, ovviamente di nazionalità straniera, italiani. Poi ci sono dei veterani che insomma non hanno più vent'anni. E chiedevo a Fabio, e chiedo anche a te, come diavolo fate visto che noi vi guardiamo in mezzo ai boschi, siete, avete un'agilità, una resistenza fisica, cioè il quad veramente non fa invecchiare. Non te lo so spiegare, anzi mi stupisco pure io perché boh delle volte... Dopo il primo giro ero già cotto. Poi iniziate il secondo e tu ma chissà. Però ti, qualcosa dentro di te scatta e ti fa andare, andare, andare. Però non finisce mai. È il secondo canyon. <ride> Ci ha distrutto! Ci ha distrutto! Io credo che tu stia parlando del fossato del diavolo. Ma come si chiama? Si chiama come così? fossato del diavolo, maledetto, maledetto quel fossato, no? È impossibile. Quello che... Ecco, dalla tua esperienza, no? tu che mi dici maledetto mi impressioni perché so quanto bene sai guidare questo quadro. Allora, quali sono state le difficoltà più aspre che hai incontrato in questo tratto? Tutto, dall'inizio alla fine. È un muretto continuo, non ho perso il conto quanti sono. E poi dici, ma ho finito tutto, bimba! E arriva che c'è una pietraia, un'altra merda totale, con un passaggio così in mezzo agli alberi, mamma mia. Comunque è finita, per fortuna. Speriamo che non lo troviamo più. Eh. Qualcuno mi ha detto che gli è sembrato che la Romania e l'Ande Wolf si fossero trasferiti qui nei boschi di Siena. E ti ha detto proprio bene, questi passaggi qua oppure che neanche l'Ande Wolf ci sono. Allora, chiaramente Pinocodino è scritto nella, nella Spartan, cioè la categoria più difficile e hai modo, chiaramente, facendo tanti chilometri in mezzo a questi boschi, di venire a contatto con altri piloti. Ecco, chi è del paddo che ti impressiona come guida, come aggressività, come grinta, come talento? Beh, ovviamente degli italiani Fabio Savoli, per gli altri c'è Madalin, poi c'è parecchi eh, rumeni che adesso non mi viene il nome. Eh, pensavo Radu Lungo che facesse qualcosa di meglio mi sembra che è un po' indietro in classifica mi hai pure un po' indietro in classifica però c'è questo madre ah, eh poi c'è Carmelo Guelli eh. number one Carmelo Guellini, number one, secondo me. Non so come in classifica, ma secondo me si merita di vincere. Diciamo che per il momento sta andando molto bene: una vittoria che, tra l'altro, gli è sfuggita l'anno scorso, che vinta da un francese all'edizione 2023. Pino, quest'anno c'è stata questa nuova categoria, la cross country, no? pensata dagli organizzatori per avvicinare un po' di piloti a questa disciplina. Ecco Dammi un tuo giudizio sulla cross country. Guarda, io no, non l'ho fatta quindi non ti posso dire com'è, però visto che parecchie volte ci siamo incrociati, quindi i percorsi più o meno erano i nostri. Sicuramente gli verranno levato questa, come si chiama? Il diavolo? Il fosso del diavolo. Il fosso del diavolo, sicuramente quella gliel'hanno levata e quella è la più bastarda. E poi per il resto, non so, ma secondo me hanno, anche lì gli hanno dato un bel po' di filo da torcere, eh. Eh, e ci vuole, perché non puoi fare la passeggiatina, ci vuole. Poi gli levi solo i passaggi alla morte, e quelli glieli levi, ma gli altri devono fare. E poi l'ultima curiosità Pino, cioè venite qui a fare questa gara, vieni da anni, tu sei andata all'Ande Wolf, se fate le sei fate tutte, durante l'anno che giri fai col quad, cioè per mantenere un livello così alto? Dove vai? Allora, io vado, siamo un gruppo di amici, gli Scardellati, e praticamente ogni sabato non ne saltiamo mai uno e facciamo sempre salite, discese, contropendenze, zone. Non molliamo mai e quindi questo ti tiene in allenamento. E ogni volta che vai a fare un giro c'è sempre qualcosa di nuovo da provare. Questo vuol dire molto per l'allenamento. Tutti i sabati? Tutti i sabati ne salto. Ce ne sono 52 all'anno, ne faccio 54, gliene metto due in più. Vieni Pino, vieni, grande Pino codino de legend, sempre qui alla Rest. Well, grazie, grazie a tutti. Saluto tutti, ciao. Speriamo di vederci alla prossima. <ride> Facciamoci una toccatina da dietro. Ciao, ciao, amico. ciao. Abbiamo lasciato Matteo Lisi l'anno scorso che durante la nostra stava cercando di riparare un pezzo saldando, quest'anno abbiamo detto dai Matteo eh, un po' meglio, perfetto, finita una giornata perfetta, e invece è in borghese, adesso è in borghese perché abbiamo spaccato il cambio ieri, quindi cose di niente una cosa normale. Ma questo ha fatto sì che tu onorassi lo, il vero spirito della Race Duel well, sì. perché oggi ti sei fatto le zone diciamo un po' più hard wow. dando una mano a tutti senza guardare il loro passaporto. Infatti ho detto, Mingo, siccome tu non mi riprendi quando io sto sul quad, adesso sto su tutto, dappertutto, foto, video, sto sempre io. Sì, sì Sono so presente. Allora, Hai dato ovviamente una mano proprio fisicamente parlando a tutti, poi hai dato anche direttive quindi è importante perché no? Questi voi piloti quando siete lì, magari eh, l'adrenalina, l'ansia, la fatica non si, si riesce a no, fai delle cavolate, puoi fare delle cavolate? Sai, vuoi lo stress, vuoi la stanchezza? Eh, ci sta tutto, la pressione dietro. Quindi ci può stare che fai delle cavolate. Quindi una dritta. Allora, tu dirai, cavolo, mi hai fatto questa domanda: sì, era per elogiarti, bello, però c'è stato un momento oggi che si è fatto riderissimo a tutti. Quando tu. È arrivato Fabio Sauli, gli hai dato tutte le dritte. qui, vai su. A un certo punto, Fabio si è girato e ha detto: Fatti cavoli tuoi! Ecco, in quel momento tu da pilota lo cap capisci, no? La pressione, lui nervoso. Sì, e quindi lo capisci, quindi è normale, non te la puoi prendere per una reazione del genere, perché giustamente sai perché ci sei passato in quel modo. Quindi io avrei reagito potarsi ancora peggio, anche peggio. Quindi. Capisco, mi sono stato in silenzio, dico ok, fai, fai, vai dove vuoi, fai ciò che vuoi. Allora mi dicevi, tra l'altro, beh, tu hai fatto un sacco di gare, un sacco di chilometri, ma hai detto una cosa molto interessante fuori onda oggi, ma hai detto, beh, io vengo a fare queste gare, gli do manate, cioè, adesso prendetela con le pinze, la frase che sto per dire, mi interessa poco della sanità meccanica del mio quadro, come dire, io vado a fare la gara, l'ho preso per fare le gare e diamoci no, gas, certo io ho comprato il quad per farci questo sport non ho comprato il quad per andare a messa o per lasciarlo in garage cioè io come dicevo amico sono stato in Irlanda partivo in Irlanda, venivo qua, mi prendevo due settimane di ferie venivo qua, sistemavo il mezzo e venivo a fare la gara quindi non ho paura, adesso che sto qua dico non faccio la gara, la faccio non mi interessa niente, non, non mi frega che non ci stanno i soldi non c'è il mezzo, comunque ci provo e, e vado, mi raccontavi che in realtà il problema tecnico che hai avuto era proprio impossibile a prevedere e poi non riparabile qui. Imprevedibile perché giustamente l'ho alzato, ho controllato tutte le parti meccaniche, ho controllato tutto, per me era a posto, quindi sono partito ma non sentivo il mezzo bene. Automaticamente poi a pochi chilometri dalla partenza ho sentito il rumore e me ne sono accorto che il cambio era completamente andato. È impossibile portarti un quad sano dietro perché c'è... Cioè, o c'hai finanziamenti dietro buoni che ti porti altri mezzi ma era imprevedibile che spacchi un cambio insomma. Matteo, 2025, fai un appello ai quadisti a venire qui alla Race well a correre. Ma noi tutti gli anni ci imbattiamo, infatti quando, come dicevo, quando persone dicono mi voglio comprare il quad ma tu che cosa ci vuoi fare con il quad? Che cosa vuoi fare tu? Poi decidi che quad prendere e che fare. Molti dicono sì vai alla Race a spacca il quad, non è così, noi ci abbiamo... L'esempio esatto, nonno nonno Baio, quanti anni c'ha? Ha fatto la gara, ha finito la gara, non ha rotto niente. Eccolo, sta qua. Poi, giustamente, Mingo lo intervertirà: vedrete che si può fare la race con calma. la primo anno te la prendi con filosofia, il secondo vai da di più, dai di più. Il terzo vai da ancora perché, giustamente, ogni anno io vedo che apprendo sempre di più. Il discorso di oggi, dove stavamo oggi, per me sono entrato là. Mi sono messo paura, poi alla fine è niente. Vedi che passa il primo? È fattibile, non, è, non sono cose infattibili, è tutto è fattibile. Basta farlo col cervello. Ci vediamo nel 2025. Sempre presente. Ciao. E finalmente abbiamo un rookie qui alla Race2L, well, Mattia Ceccarelli, ciao! Ciao, ciao a tutti! Cross Country, Canama, ecco i ragazzi, no? Affiliato qui, tutta la baracca di Pino Codino, di, di Matteo Lisi Come sta andando questo? Cioè, io a, a te, rookie, farei un sacco di domande Intanto da quanto tempo vai in quad? Saranno più o meno dieci anni che vado in quad, ma è la prima esperienza che faccio questa Ristwell mi ha cambiato la vita, è bellissima, Cioè, ho sempre fatto raduni, sempre uscito con il quad così però mai fatto una gara del genere e è un'esperienza, come direbbe Pino Codino, molto bellissima Molto bellissima! bellissima. Chi ti tra ha trascinato quindi, chi ti ha convinto a venire qui il alla Ristuel? Il gruppo di Tony, il gruppo di ATV Adventure, tutto il gruppo, sono entrato lì tramite MotorPam abbiamo fatto vari raduni, varie cose e poi da lì Tony mi ha detto ma che stai a fare? <ride> Che cosa fai? Raduni, piano piano, tutta la carovana, ho scoperto una volta, abbiamo fatto una caretta lì dalle parti nostre e mi si è aperto un mondo. Ho detto no, mai più raduni, solo gare, voglio intraprendere questa strada perché l'adrenalina che tu hai, il, il discorso della gente che ti guarda, il tempo che scorre, è tutto un insieme di cose che, ecco, mi vengono i brividi solo a pensarci adesso. Non vedo l'ora di andare a dormire e di svegliarmi per domani, l'ultimo giorno. Bravo, bravo. C'è tutto l'entusiasmo dei rookie e dell'appassionato. Averne come te saremo pieni di quadristi. Cos'è la cosa che ti ha impressionato di più a livello di guida una volta fatti i primi chilometri qui alla Race 12? Proprio ieri abbiamo fatto una salita che a vedere da sotto c'era un ragazzo che si stava vericellando, ho detto oddio, madonna, mi sono spaventato al primo giro. Poi sono salito tranquillo, sono andato bene. Il secondo giro ho fatto la salita, non mi sono nemmeno reso conto che era quella salita, l'ho fatta proprio a cannone, senza pensarci. Quindi l'occhio si mette paura, però poi quando tu sei sul mezzo e sei lì, vai, vai bene, vai sopra, vai dritto, senza pensare, senza demordere, perché se demordi poi... Ci sono tutti altri problemi, però senza avere paura. Hai detto una grande verità. Però, però con la testa, sempre con la testa perché bisogna calcolare il rischio che c'è di andare verso un albero, di andare di sotto, di ribaltarti, quindi sempre in, in sicurezza in modo che puoi scendere subito dal mezzo. Bellissimo. Però hai detto una grande verità che spesso ripete l'organizzatore di questa gara, Flavio Andreucci, cioè che molto spesso i piloti in questo tipo di manifestazioni vengono fregati dall'occhio, da cioè vedono tre che si vericellano e dicono, ah bisogna vericellarsi magari se arrivassero in quel punto da soli come stavi raccontando tu, vai su io non mi sono assolutamente reso conto di quella salita cosa che prima mi ero fermato e ho detto, oddio ma qua come facciamo, ero con Berardo Marchetti un veterano della race e ho detto, vai tranquillo, tu ce la fai tranquillo, sono andato sotto ho visto, ah no si fa, ok, sono salito e sono andato bene, ma al secondo giro io non mi sono proprio reso conto di quella salita mi sono reso conto sopra, quando ero arrivato Visto che tu sei debuttante quest'anno per sì. ls 2 ed è stata fatta questa categoria, che si chiama cross country, a tuo, a tuo modo di vedere è una categoria dalla difficoltà giusta per una persona che debutta in questo tipo di gare? Assolutamente sì, è una categoria giusta per chi è alle prime armi nel mondo della, delle gare, ok? Poi ovviamente più, cioè, bisogna fare un po' di esperienza, con un minimo di esperienza si riuscirà a fare anche la Spartan. Assolutamente... Assolutamente sì. E l'altra cosa interessante che a me piace molto sentire è quello che tu hai detto all'inizio, cioè in molti fanno i raduni, ma è un po' come in moto quando si va a fare il giro con gli amici e pensano di essere Valentino Rossi, poi quando si arriva alla gara cambia tutto, a parte che concentrazione, mi dicevi, c'è più pressione, però si fa tutto in sicurezza, qui ci sono le ambulanze, cioè. quindi secondo me il passo raduno-gara è necessario. È necessario, bisogna fare assolutamente, io invito tutti quanti a quelli che fanno i raduni di provare almeno una volta la Well, e di provare qualsiasi tipo di gara perché è assurdo l'adrenalina. Io non dormo da non lo so da quanto tempo non dormo. Che cosa fai nella vita? Mattia? Lavoro in una, lavoravo in una fabbrica, adesso credo che andrò su qualche camion. Vediamo. Ho preso un po' di patenti e proviamo. sei sempre stato appassionato di motori? Sempre. C'è il Quad da forse 12-13 anni, dalla prima volta che sono salito sopra. Prima avevo, avevo cominciato con un, due ruote motrici. Ho fatto la prova con un 4 rode motrici, ho detto ok, questo è il mio mondo, basta, non mi servono le 2 rode motrici, voglio solo 4x4, voglio solo provare, salire, vedere bravo, cosa succede. Bravo, ci vorrebbero mille Mattia Ceccarelli, quindi noi ti aspettiamo qui quest'altro anno, bravo. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Le marmotte catalitiche quest'anno portano qui la Race 2L well, un rookie assoluto, Danilo Graziano. Ciao Danilo, ciao. Allora, io so che tu corri con un Polaris sì. e che insomma hai avuto un po' di problemini tecnici, ma eh, grinta e attributi e non hai mollato, bravo. Però... Lavoro, giro senza elettroguida e sto cercando di fare il possibile per arrivare in fondo. Non sarò nei primi, però arrivo sempre in fondo. Allora, eh, per chi non fosse avvisto a discorsi tecnici, correre senza elettroguida con questi quadri, che comunque hanno un peso abbastanza importante, in percorsi difficili come questi, come stai facendo? C come? Non lo so. <ride> Spero sempre di, di saltarci fuori e lavoro tanto di braccia e di petto. Infatti sono distrutto. È distrutto? Danilo, prima volta quella Restuelle, dimmi le tue impressioni. Allora, le impressioni sono tanto, tanto, ta tanto belle. E sono venuto qua con Weiner perché lui ha detto che era tanto bello farla e allora ci ho voluto provare ed effettivamente aveva ragione, ha avuto tanta ragione Tu sei iscritto chiaramente nella cross country quindi la categoria diciamo un po' più light perché ovviamente per piloti al debutto comunque non esperti come i vari professionisti che ci sono qui è la categoria giusta Cosa ti ha impressionato di più del percorso che stai affrontando? Mi ha impressionato che anche se sono nella cross country ci sono dei bei pazzi belli incazzati <ride> sì. Beh se no, no poi mandare a casa le persone, i piloti contenti no? Sì, 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 tanto Senti ma tu durante l'anno chiuso ne fai dei quad, fai i raduni, fai i giri con gli amici co co Come ti metti alla prova con questo Polaris? Allora io cerco di fare tutti i raduni che riesco a fare Durante l'anno, e poi mi alleno sempre con le marmotte che loro mi danno quella spinta in più di osare sempre. Sei molto giovane, perché e sai, abbiamo un difetto qui nel mondo dei quad, che gli utenti diciamo sono un po' maturi. Ecco, allora quando vedo dei ragazzi giovani, mi chiedo come ti è nata la passione per il quad? Ma perché io prima facevo downhill poi sono passato un po' il motocross ma il motocross non mi piaceva tanto volevo usare un po' di più nei nostri boschi emiliani allora ho incontrato le marmotte che mi hanno portato a girare col quad ecco, Dillo a chi come te magari fino a qualche tempo fa non, non guidava un quad ma guidava moto, biciclette qual è il divertimento che hai trovato in più nel pilotare un quad? E che c'è bisogno di tanta tecnica tanta tecnica e dei pezzi difficili è bello perché ti devi mettere lì, devi studiare la traccia, le contropendenze, devi capire un attimo come, come si muovono questi 560 kg di quad e bisogna saperli gestire E allora ci sarai anche nel 2025, questa avventura ti è piaciuta da ripeterla? Ci sarò con l'elettroguida grande, Seremo, va bene saremo io e l'elettroguida si porterà un, un teammate, un coichi piede in cessione, il buon Lillo, l'elettroguida pensa di non dovrei farlo con l'elettroguida sarà una vacanza per oh, il prossimo anno sì, eh. non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno bravo <ride> ok, grazie ciao Ciao. allora un altro rookie qui alla race 2 well 2024 Antonio e Stefano, ciao Antonio ciao, piacere allora, un rookie quindi cross country come categoria, la prima impressione di questa race... Tu well, hai come ti sembra? Allora sicuramente è molto impegnativa, eh, alcuni punti sono sicuramente più difficili di tutto il resto del percorso, però per chi è appassionato cerchiamo questo è divertentissimo. Ecco. Abbiamo avuto qualche problemino durante il percorso, qualche rottura, qualche ribaltamento, penso che l'hanno messo tutto. Però grazie a Dio siamo in della cosa fondamentale. Fico eh, Antonio che è un po' di anni che vengo a Rituello, non ho conosciuto nessuno che non si sia mai ribaltato, quindi eh sì. fai già parte della grande famiglia. Bene, bene, fa piacere. Allora, è incommiabile il fatto che voi, con i vostri ragazzi, il vostro gruppo, veniate da lontano, perché venite dalla Puglia. Sì, provincia di Foggia, un paesino di nome Panni. Abbiamo un'associazione che si chiama Motor Panni. Dalle parti nostre siamo più conosciuti, qua un po' meno perché siamo eh. verso il nord. Insomma. Siete un po' fuori zona, avete esatto. fatto un sacco di chilometri di bravi. La mia domanda è, lì da voi in Puglia, come vi allenate? Cioè, cosa fate durante l'anno con i quad? Allora, usciamo molto spesso, sicuramente non facciamo sempre questo tipo di percorso perché insomma sarebbe impossibile farlo tutte le domeniche, però tutto sommato uscendo comunque è comunque un allenamento, insomma. poi ovviamente uno che ci tiene ed è pratica, io sono quasi 15 anni che faccio questo tipo di sport, quindi riesco ad adattarmi abbastanza velocemente. Insomma. Come, come ti è venuto in mente quest'anno di iscriverti alla Race 2 L? Well? La verdad, son... Più anni che seguo la pagina, vedo i video, anche delle altre manifestazioni. Il voglino. Eh, Quest'anno a settembre, quando ho visto altri, altri video altri su YouTube, eccetera, ho detto no, mi devo scrivere pure io, come viene viene. Eh, però devo ringraziare Pino Codino che comunque mi ha, mi ha, non voglio dire costretto, ma quasi, viene Andò, viene Andò, anche perché ho saputo che è di origine del nostro paese e quindi fa ancora più piacere, siamo venuti qua anche per conoscerci. Pino Codino è cittadino del mondo, conosce certo, tutti, eh, chiunque sei di Bologna? Ho oh, dei parenti a Bologna sì, sono sì. di Torino quindi Pino Codino sai infatti fatto, Giuseppe Demiche che è il cognome del nostro paese è vero è vero allora beh, senti visto che sei al debutto quest'anno ti stai divertendo ma sei un codista da tantissimi anni fai un bel appello agli amici codisti per venire alla Race to Well. Allora, secondo me, eh, guardando da, diciamo, dai video, tutti di noi pensiamo che il Quad si rompe, non ci resta niente. Ed è la cosa che sicuramente ci, come dice, ci sconforta venire in questo posto. però io come prima volta mi sono veramente divertito. Grazie a te, il Quad è ancora intero, nonostante tutto. e Sicuramente ritornerò anche l'anno prossimo. Bravo, Antonio, bravo. Grazie. Sono arrivato nel paddock l'altro giorno, vedo questi due mezzi particolari, guardo e Flavio, l'organizzatore, mi dice guarda sono le Skyworks e lui è chi le ha pensate, costruite, assemblate, Nicolai Elistratov, ciao. Ciao. Allora innanzitutto che sono bellissime, so che hanno un motore di un Polaris e in realtà tu poi hai pensato, progettato e assemblato quello che è tutto il contorno al motore, giusto? Allora spiegaci un po' questo progetto. Ma l'assetto è un di, dei Polaris dell'XP Pro o del Turbo S, e base telario tubolare l'ho fatto tutto da zero. Per, um, io commercializzo i bracci per diciamo, così per testare bene bracci e tutto dentro nelle gare. E ho fatto queste, diciamo, la macchina di Andrea l'ho fatto due anni fa e per la mia ovviamente non ho mai avuto problemi di costruire. Sono riuscito a costruire e questa è la mia prima gara da... Ti stai divertendo? Sì, 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 è gara bellissima. Eh, mi sono divertito tanto. Perché guardando il tuo mezzo, qui nel paddock è martedì, ho pensato: cavolo, è basso, però per la Restuella, ecco, quella, la domanda è questa. Lo sei andato a ritoccare un attimo per quello che è la Restuelle o l'hai mantenuto originale come l'abbiamo visto martedì? No, io le macchine che costruisco sono quasi tutte alte da terra 35-36 cm, larghe. Preferisco la macchina larga, lunga e bassa, Un baricentro centro molto basso. È uno shake down quello che fate voi qui? no perché siete fuori classifica l'avete preso proprio per testare questo mezzo come sta andando lo shakedown ha, ha diciamo ha messo in evidenza qualche difetto vi è servito no no è stato proprio appunto prima gara eh, proprio per provare il mezzo eh, anche nel bosco così è una gara che non ho mai fatto perché faccio tutte gare su roccia o nel deserto cioè ho fatto ancora dei test eh, eh. Medio Oriente, nel bosco non ho mai provato, prima volta e la macchina è andata benissimo. E ho bucato, oggi ho bucato la gomma. La macchina di Andrea ha rotto l'albero di trasmissione il primo giorno e mi sono fermato a aiutarlo circa 45 minuti. Ho perso, poi ho aiutato anche l'altro signore tedesco. Io ho prestato il mio semiasse la mia gomma. Però siccome siamo fuori classifica, eh, gara è molto bella. L'altra cosa che mi ha colpito e credo che tu sia l'unico a sfoggiare questo dettaglio in questo paddock è il volante. Io la guardavo attentamente l'altro giorno, vedo questo, io sono molto appassionato di Formula 1 e dico con Flavio, ma, ma tu l'hai visto il volante che monta questa Skyway? È, è un volante tipicamente da pista a velocità? Eh, sì, è un progetto che abbiamo fatto diciamo con Lime, con la, con la ditta eh, che lo costruisce. Per il fuoristrada è una abbastanza una novità perché nessuno lo utilizza un volante tipo da pista, però è molto comodo perché tu hai il display davanti, hai tutti i led tutti, e tutti i tasti sul volante. Ho modificato la mia scatola, ovviamente scatola sterza devi farla diretta perché per fare solo 75 cioè un giro, mezzo giro tutto a destra, mezzo giro tutto a sinistra, è un po' più duro, però ti aiuta tantissimo tu, hai tutto solo tasti sul volante allora così come la vediamo la Skyworks la chiamo così non so se ha un nome la Skyworks qual è il riferimento finale di questo mezzo? cioè tu chi è il, il, il cliente tipo? cioè dove la può utilizzare al suo massimo questa Skyworks? Eh, le gare sono di ultra 4 europee per, diciamo è un tipologia di gare dove c'è un po' di velocità roccia Ovviamente spazi molto più aperti e macchina pensata per quel tipo di gare lì. È un sogno andare in Stati Uniti, a King of the Hammer. Ecco, adesso io vado magari su un argomento che è più conosciuto e più popolare, ne parlavamo fuori onda, ma una macchina così alla Dakar... Come si, come si potrebbe trovare, visto che da, da qualche anno la Dakar i side by side no? ci sono? Sì, 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 sì. Io ho costruito nel 2020, ho costruito circa 8-10 XP Pro. Per la Dakar è, è leggermente differente la macchina, è un po' più alta, poi dobbiamo andare a utilizzare i mozzi originali. La larghezza è, era ai tempi 1,90 m, adesso è più libera, adesso è 2 m. Mozzi dei nella categoria t 4 scusami, ho fatto otto veicoli per T4, sì, serbatoio ovviamente anche su queste macchine qua sono dei 130 litri di benzina, e per la, è leggermente differente, ecco. sulla Dakar dopo ci sono aerodinamiche, radiatori leggermente maggiorati perché fa anche un po' più caldo, c'è un 35 ⁇ di giorno, però di sera arrivi anche a 0 ⁇ e faccio le macchine principalmente per, per la Dakar. Se il tuo intento era quello di andare a migliorare i vari side by side, in questo caso Paliani Polari, no? è, è rinomato che insomma gli i bracci siano un po' eh, delicatucci, nel senso che sono tante le sollecitazioni. Ecco, sotto questo aspetto, avendo progettato tu tutti quei, quei particolari. Come ti stai trovando? Cioè, sono più resistenti? Riescono a resistere in maniera migliore agli urti, alla difficoltà? Sì, 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 sì. Cioè, in questi tre giorni che ho fatto i test, io di problemi di rotture non ho mai avuto sulla macchina. A parte, vabbè, ho forato oggi la gomma, e dopo altre rotture, problemi zero anche. Sono venuto qua appositamente, anche le pietraie che c'erano e tutto, ho preso... Ovviamente la macchina è molto larga, di colpi di colpi sugli alberi li ho presi parecchi e è tutta intera la macchina quindi è andato tutto bene quindi diciamo è promossa qui alla Restoel diciamo che è promossa sì, sì 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 dopo è un bel percorso ecco diciamo gli alberi sono un, un, la mia è 2 metri 06 m, però comunque è promossa va benissimo allora io ti faccio in bocca al lupo perché è stato un progetto bellissimo e spero di vederti quest'altro anno alla Restoel assolutamente sì e verremo grazie, <ride> grazie mille The Italian Job, la sezione speciale dedicata ai rider italiani impegnati qui alla Race 2L 2024, non finisce qui, ce ne sono tanti altri da ascoltare. Ci vediamo alla prossima puntata.